Fu l'imperatore che rese devota la sua genitrice Elena, mentre prima non lo era. Ed ella visitò infatti tutto l'Oriente nella magnificenza della sua dignità imperiale. Eusebio di Cesarea. Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età. Oggi, per la festività della Pasqua, vi propongo la storia di Santa Elena, che nel 326 d.C. si recò in Terra Santa per scoprire la madre di tutte le reliquie, la vera croce, la Santa Croce che era stata usata per eseguire la condanna a morte, la pena capitale nei confronti di Gesù di Nazareth. Santa Elena, imperatrice madre di Costantino I il Grande, eseguì questo viaggio quando aveva già una veneranda età, era già anziana nel 326 d.C., al fine di smentire. All'indomani di quel concilio di Nicea che aveva sancito l'avanzata delle eresie, principalmente l'eresia ariana e l'eresia degli adozionisti, che mettevano in dubbio la vera essenza, la natura e la spiritualità e la santità di Gesù. Santa Elena, imperatrice madre, si recò in Gerusalemme, che a quell'epoca si chiamava Elia Capitolina, a seguito del rinomino che ne aveva compiuto, che aveva fatto della città, l'imperatore Adriano, dopo la terza rivolta giudaica. L'imperatore Adriano aveva appunto rinominato Gerusalemme per punizione nei confronti degli ebrei con nome di Elia Capitolina. Attualmente la città è ritornata incandescente e i media di tutto il mondo stanno parlando di Gerusalemme, anche se la notizia è parzialmente coperta dalla guerra in Ucraina in relazione ai disordini che si stanno compiendo sulla spianata del Tempio, che i giornali e le televisioni chiamano la spianata delle moschee, ma la prima cosa che ho imparato quando ho visitato la città di Gerusalemme è che gli ebrei chiamano quel posto la spianata del Tempio, in relazione al fatto che centinaia di anni prima dell'affermazione, della rivelazione della fede islamica, su quel posto Salomone aveva costruito il primo tempio e dove nella parte sottostante insiste quello che sempre in Occidente viene chiamato il muro del pianto, e che se andate a Gerusalemme non troverete mai il muro del pianto, perché non c'è nessuna indicazione con questo nome, in quanto quello che viene comunemente chiamato così altro non è che the Western Wall, cioè il muro occidentale. E questo è un qualche cosa che è doveroso rimarcare al fine di sottolineare che se Gerusalemme è sicuramente città sacra alle tre grandi religioni monoteiste, lo è in particolare sacra nei confronti degli ebrei, che furono coloro che la fondarono. Sant'Ambrogio, in discrepanza con la citazione iniziale di Eusebio di Cesarea,
che fu il biografo di Costantino I, il grande esempio di Cesarea, proveniente appunto dalla grande città di Cesarea, il porto sul mare creato da Erode il Grande, ci dice appunto che la conversione di Elena, quella che poi diventerà Santa Elena, fu opera del figlio, mentre invece Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, ci afferma assolutamente il contrario, e che fu Elena a convertire il figlio. Quello che è sicuro è che Elena era una donna bellissima, benché di umili origini, ed una cristiana eccezionale, di umili origini, perché sembra che Elena fosse semplicemente un'addetta ai cavalli, una stalliera. Attualmente, appunto, vi dicevo, la tesi più accreditata è quella di Sant'Ambrogio, che fu la madre a convertire il figlio e a portarlo alla grande vittoria di Ponte Milvio contro Massenzio, quando diventerà appunto unico imperatore di Roma e santo successivamente per la Chiesa greco-ortodossa. Come ricordiamo, l'imperatore Costantino I il Grande, con l'editto di Milano, renderà appunto il cristianesimo religione tollerata, anche se non ancora religione di Stato, ma comunque religione che non era più al di fuori della legge. Costanzo Cloro, ufficiale romano, si invaghì di Elena. La bellezza della umile stalliera fece colpo sul cuore del giovane ufficiale romano, che era destinato a una brillante carriera. Ciò nonostante, l'amore fra Costanzo Cloro, Costanzo soprannominato Cloro per il colorito pallido della sua pelle, concepì con Elena Costantino, il futuro imperatore. Dall'amore di queste due persone completamente diverse per personalità e per status sociale, è che per molti anni Elena fu la concubina di Costanzo, che destinato attraverso la nomina del Senato a diventare, nell'ambito della tetrarchia di Diocleziano, a diventare appunto uno degli augusti della tetrarchia di Diocleziano. Diocleziano aveva impostato questo tipo di governo a Roma, che era articolato su due Augusti e due Cesari. Un Augusto e un Cesare per la Pars Orientis, un Augusto e un Cesare per la Pars Occidentis. E nel 293, per volere di Diocleziano, fu costretta a sposare Teodora, la figliastra dell'imperatore Massimiano, di cui appunto doveva essere il Cesare, allo scopo di cementare con un matrimonio dinastico l'elevazione di Costanzo a Cesare di Massimiano all'interno della tetrarchia. E a questo punto Elena fu messa da parte, fu ripudiata, ma ella con umiltà si ritirò a vita privata e si fece da parte senza nulla pretendere. Il cristianesimo, che era una religione, dico era perché sembrerebbe che al giorno d'oggi sia un po' diverso, aveva un atteggiamento nei confronti delle donne completamente aperto, e sarà appunto la nuova religione cristiana il conforto della sua vita in questi anni bui. Ecco perché, una volta salito al potere, il figlio Costantino le riserva un ruolo di prestigio come imperatrice madre, per ripagarla di tutte le umiliazioni che aveva dovuto subire in gioventù. Quindi Elena diventa Augusta Imperatrix in occasione del ventennale del regno.
Ancora Sant'Ambrogio le conferisce all'indomani del concilio di Nicea, indetto dallo stesso imperatore Costantino I il Grande, il merito di aver ritrovato la vera croce, la Santa Croce. Concilio di Nicea che, ripeto, era stato indetto dall'imperatore Costantino al fine di dirimere una volta per tutte le controversie relative alle eresie, principalmente le eresie ariana e l'eresia dell'adozionismo, l'eresia ariana che toglieva a Gesù la sua essenza spirituale, soprannaturale, facendone un semplice uomo, e che sarà un'eresia che avrà molto successo nell'ambito delle popolazioni barbariche. Dopo Nicea, 325 è appunto l'anno del concilio di Nicea, tra 326 e 328 Elena è in Terra Santa come imperatrice madre, con la disponibilità del tesoro imperiale messa a sua disposizione appunto dal figlio Costantino. Giunta a Gerusalemme, fece tosto gettare a terra e demolire il Tempio di Venere, che era stato edificato sul Calvario da popolazioni pagane che avevano così voluto profanare il luogo della morte e della resurrezione di Gesù. Ivi essa invece scoprì e ritrovò il Santo Sepolcro, e addirittura assoldando dei manovali muniti di pala e piccone, si mise alla ricerca della vera croce di Gesù, e alla fine ne ritrova ben tre di croci. Ma quali di queste tre che aveva trovato era quella con il Titulus Crucis, cioè la scritta Irri, Gesù di Nazaret, re dei Giudei? Quali fra le tre ritrovate era la vera croce? A questo punto ci soccorre San Paolino da Nola, che scrive a pochi anni dopo Ambrogio, e appunto il periodo di San Paolino da Nola, che nasce nel 355, si inoltra fino all'inizio del V secolo, che riferisce un fatto di per sé strabiliante, e cioè che Elena riesce a riconoscere la vera croce da un miracolo. Cosa fa Elena? Ordina che il corpo di un uomo morto da poco venga portato sul luogo delle tre croci che erano state ritrovate e posto su di esse. Su una delle tre, secondo la leggenda, l'uomo miracolosamente resuscita in virtù appunto delle proprietà miracolose e taumaturgiche del legno della vera croce, che praticamente la madre di tutte le reliquie. Santa Elena è dunque passata alla storia per essere la prima pellegrina, quella che cioè ha aperto la strada per milioni di pellegrini degli anni a venire. Nella prima della metà del IV secolo, cioè prima del viaggio di Santa Elena, non esisteva un vero e proprio culto della croce come lo conosciamo oggi. Elena va a Gerusalemme per ripercorrere i luoghi della passione, appunto per rimarcare la spiritualità di Gesù, il fatto che effettivamente era il figlio di Dio, che si era fatto uomo per lavare e salvare l'umanità. Fa costruire appunto Santa Elena, imperatrice madre, una grandiosa basilica sul luogo del martirio, sul Santo Sepolcro, e un'altra basilica
a Betlemme, sulla l'altra grotta santa, la grotta della Natività. Questo culto delle reliquie così può partire e la croce diventa così la leggenda di fondazione della Basilica del Martirium e fungerà da punto di attrazione verso i pellegrini per i secoli a venire. Inoltre, oltre ai luoghi della Passione, si individueranno appunto le relative reliquie che appunto con Santa Elena partirà il culto delle reliquie, cioè i chiodi usati per trafiggere il corpo del Cristo, del Messia, la spugna, la lancia, a cui è legato un altro mito ancora più grande, il mito appunto della lancia che trafiggendo il costato di Gesù, la lancia di Longino, il sangue investe gli occhi di questo centurione romano che dall'essere quasi cieco riacquista la vista appunto in seguito al contatto dei suoi occhi con il sangue del Salvatore. E questo sarà anche alla base di un mito che affascinerà anche Hitler, Adolf Hitler, nel momento dell'Anschluss nel 1938, quando annetterà l'Austria. La prima cosa che ordinerà di requisire sarà la lancia, quella che era definita, che si credeva essere la lancia di Longino, che era custodito in un museo a Vienna. Altre reliquie, anche come la corona di spine, insomma tutto quello che era legato, anche la più piccolo, il più piccolo frammento del legno della croce di Gesù, era destinata a diventare e ad entrare nel culto delle reliquie. Elena, dunque la prima pellegrina della storia del cristianesimo, con la sua scoperta apre la strada per gli anni a venire ai pellegrini che la seguiranno, che si recano sul Golgota per acquisire un frammento, un pezzetto di questa reliquia, di questa madre di tutte le reliquie, della vera croce, per esorcizzare malattie e disgrazie. Questo fatto, anche se non viene riconosciuto dagli scritti del biografo del figlio di Costantino il Grande, il già citato Eusebio di Cesarea, che non fa parola di questa scoperta di Elena, e neanche i quelli più vicini dal punto di vista temporale alla scoperta di Elena, il vescovo Cirillo, che anche sarà un altro che non confermerà mai la scoperta di Elena. Fatto sta comunque che sempre qualche anno dopo, una importante pellegrina e scrittrice romana, Egeria, che sarà appunto pellegrina tra l'anno 381 e il 384, dice che nella zona del Golgota, oltre alle reliquie legate direttamente a Gesù, si conservano anche l'anello di Salomone, il corno del re Davide e il vassoio sulla quale fu posta la testa di San Giovanni Battista, condannato dal figlio di Erode il Grande, Erode Antipa. Secondo Egeria c'è un fatto che lega la tradizione antica dei primi cinque libri della Bibbia, la tradizione veterotestamentale, il Pentateuco, alla tradizione del Nuovo Testamento, in modo che le due tradizioni si sovrappongono, cioè che il 14 settembre è un giorno che, come nessun altro giorno, è altrettanto lieto e onorabile, perché il 14 settembre è l'anniversario della dedicazione della Basilica del Santo Sepolcro, fatta ereggere dall'imperatrice Elena con suo figlio Costantino il Grande sul luogo del martirio, e questa data coincide anche con la fine
della costruzione del Tempio da parte di Salomone, così che le due tradizioni trovano in questa giornata 14 settembre una fusione ideale. Costantino il Grande, che qui vediamo nella rappresentazione, la statua equestre, la famosa statua equestre del Bernini, denominata la Visione di Costantino, che è posta all'inizio della Scala Regia quando entrate nella Basilica di San Pietro, e che, ripeto, è santo nella Chiesa greco-ortodossa. Da quel momento l'imperatore Costantino, poi divenuto il Grande, farà cambiare completamente il campo semantico alla croce, vietando ai tribunali dell'impero di emettere condanne a morte mediante crocifissione. Cioè, quella crocifissione che era avvenuta sotto l'imperatore Tiberio, succeduto a Ottaviano Augusto, cioè proprio all'inizio quando era partito il principato, e che era stata la condanna capitale a cui era stato sottoposto Gesù, in quanto Gesù non era cittadino romano e quindi poteva essere crocifisso. Ebbene, da quel momento in poi, per disposizione diretta dell'imperatore Costantino, la condanna a morte mediante crocifissione a Roma diventa qualcosa che è un tabù, cioè viene vietata. Ormai la croce è diventata il simbolo del cristianesimo, cambiando appunto da quel momento tutto il suo campo semantico, e non deve essere più associata ad un evento lugubre e mortifero come la pena capitale.